O parlava con Dio o parlava di Dio, raccontano i biografi di Domenico Guzman. Nato a Caleruega in Castiglia intorno al 1170, Domenico fondò un ordine religioso di predicatori teologi nella convinzione che tutti i fedeli possono trovare una profonda gioia interiore nel contemplare la bellezza della verità che viene da Dio, sempre attuale e viva. Predicazione, studio, povertà mendicante, vita comune, invio missionario furono i cardini del nuovo ordine approvato da Papa Onorio III nel 1216. Come predicatori, i frati domenicani dovevano essere coerenti con ciò che annunciavano. San Domenico volle perciò che i suoi frati studiassero, che cercassero Dio nel silenzio prima di annunciarlo con la parola e poi lo celebrassero nella liturgia. Linee guida che ispirano anche i predicatori del nostro tempo. Domenico, il fondatore dell'Ordine dei Predicatori, è certamente un esempio per tutti coloro che annunciano la parola di Dio, proprio perché Domenico aveva capito l'importanza della predicazione. Così anch'io, quando ho avuto l'occasione, la gioia di poter predicare gli esercizi spirituali a Santo Padre, ho ricordato che anche egli è un discepolo di Gesù. E Domenico, infatti, è come ogni predicatore dovrebbe fare, parlava ai piccoli ma ai grandi, sapendo che tutti abbiamo bisogno del Vangelo e tutti abbiamo bisogno di essere rievangelizzati. E così è scritto proprio anche nella Evangelii Gaudium di Papa Francesco.